pittore filosofo o un filosofo pittore. Non è un gioco di parole, ma non è neanche un problema trascendentale. Quando Pino Conestabile scrive, scrive da filosofo, però non è un filosofo astratto. Il suo dire viene animato, assai più di quanto non si addica ad un filosofo, dalla sua condizione di artista. Quando scrive di filosofia, Pino Conestabile si appassiona, si infiamma e scopri che dice di più di quel che ha voluto dire. Avverti che dietro le sue parole c'è un sovrasenso, che l'animazione del testo che scaturisce dalla sfera emotiva non si esaurisce nelle parole. Quando Pino Conestabile fa il pittore, ti accorgi che ogni sua opera ha un chassis concettuale, insomma una filosofia che il quadro dissimula e svela allo stesso tempo. Dissimula perché in quanto quadro si pone come opera d'arte visiva, senza mezzi termini. Svela perché fa parte e fa intravedere tra i significati dell'opera un senso che si lascia tradurre in concetti. Nei suoi scritti teoretici Conestabile parla di free philosophy art. In realtà la filosofia che si evince dai suoi quadri è free perché ogni manifestazione del pensiero è una celebrazione di libertà, ma è sufficientemente rigorosa da ridurre al minimo i margini di opzionalità e segnare il rifiuto categorico di ogni possibile arbitrarietà. Forse può suonare paradossale asserire che Conestabile è più filosofo quando dipinge che quando scrive, però oggi abbiamo bisogno proprio di questo. Se vogliamo lasciarci dietro le spalle il Novecento, dobbiamo abbandonare la logica enfatica del signifiant e tornare alle cose nella loro intrinseca essenza.